Ortazzo e Ortazzino sono al sicuro. Nei 510 ettari al centro delle cronache degli ultimi mesi non si può costruire nulla, nemmeno nella zona C ad oggi esclusa dalla richiesta di prelazione fatta arrivare alla proprietà dall'ente parco. Nella zona C è possibile unicamente una minima attività agricola, lo sfalcio una volta all'anno del foraggio e la sua vendita al fine di mantenere i prati nel loro stato attuale. Oltre all'attività agricola, quindi, l'unico insediamento possibile è un piccolo allevamento amatoriale di cavalli, i quali possono essere nutriti da quel foraggio, ma senza la costruzione di edifici. In sostanza, nella zona C è vietata qualsiasi trasformazione del territorio. I 70 ettari della zona C oggi a fruizione pubblica possono essere unicamente attraversati a piedi, in bici o a cavallo. Non sono consentiti mezzi motorizzati. Commissione consiliare di 4 ore lunedì pomeriggio dedicata ad Ortazzo e Ortazzino. Diversi i documenti prodotti dai gruppi consiliari in vista del dibattito in Consiglio Comunale che si terrà nel pomeriggio di martedì. Il confronto si è concluso con un accordo che invita la Giunta ad attivarsi con Regione e Parco affinché la zona C, sulla quale non è possibile il diritto di prelazione, sia qualificata come B. I tempi però saranno lunghi, solo per gli aspetti burocratici ci vorrà più di un anno. Al Consiglio Comunale invece viene chiesto di sostenere il riscatto delle aree A e B e la futura acquisizione della zona C. Durante il confronto l'ente parco ha poi fornito altri chiarimenti. Gli edifici, ad esempio, oggi presenti nell'area oggetto di dibattito hanno un destino già segnato dal piano elaborato dal parco anni fa. La casa, già oggi un rudere, sarà lasciata al suo destino e crollerà. Nella Pileria invece verrà realizzato un centro di documentazione del parco e una struttura ricettiva leggera a fruizione pubblica che potrà però essere gestita anche da un privato. L'ingresso sarà sul versante nord con un ponte sul Fosso Ghiaia per evitare che i fruitori attraversino l'Ortazzo. Infatti la fruizione nell'Ortazzo, nella parte nord dell'Ortazzino e nelle pinete è vietata, solo la visita alla Pileria è consentita. Per quanto riguarda la prelazione non esercitata dal parco, l'ente ha spiegato che, dal loro punto di vista, il conteggio dei 3 mesi per esercitare il diritto non è mai cominciato. Ad ottobre la proprietà avrebbe inviato una lettera al parco per conoscere i vincoli presenti sull'area, legando un preliminare di vendita scaduto però da 10 mesi. Mancavano diversi altri documenti, fra cui la data di rogito e le modalità di pagamento dell'acquirente in un unico versamento o a rate. Il parco ha manifestato il proprio interesse alla prelazione e ha chiesto i documenti mancanti, senza però ricevere risposta. A febbraio una nuova richiesta da parte del parco, inevasa dai proprietari. Nel frattempo l'ente ha chiesto alla Regione la disponibilità economica per effettuare la prelazione. A marzo il parco è venuto a conoscenza dalla stampa della vendita. La proprietà, che avrebbe dovuto informare dell'atto la controparte, non aveva comunicato nulla.